Un saluto dal signore che ci ha dato da bere. Ciao. Siamo influencer. E io sono Kat e bentornati in un nuovo vlog direttamente dalla Sicilia. Oggi è una giornata molto speciale. Dove andiamo, Adamino? Andiamo all'Etna Comics! Andiamo all'Etna Comics! Che non era neanche programmata come cosa, quindi sono strafelice perché io adoro andare alle fiere, quindi andiamo. Io non sapevo manco l'esistenza, sincero. Siamo all'Etna Comics, Yuccio! Adamino! Siamo all'Etna Comics, Yuccio! Siamo a Ancora Catania! Ancora non siamo arrivati, ma quasi! Sono un pesce, Adamino! Siamo tipo in macchina da non so quanto, tra viaggio e il fatto di dover trovare il parcheggio. E il parcheggio alle fiere è tipo qualcosa di illegale, ragazzi. Pietro sta tirando giù il calendario perché il parcheggio non voglio parcheggiare, Dio. Questa rotonda c'è un cavallo cappottato, non ho capito. Siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta! Dopo quanti minuti esattamente siamo riusciti a scendere da quell'auto? Mezz'ora. Oddio, io sto già pensando dove non batte il sole. Noi ci siamo già abbraccialati, giusto ragazzi? Siamo già abbraccialati. Adamino si entra. Zitta, fammi bloccare. Tu prima cosa subito dici cibo. Sì, io voglio sapere dov'è il cibo perché voglio provare il ramen, gli onigiri. Ma in Giappone? Ma scusa, se ce l'ho qua in Giappone, ce l'ho portato di mare in Sicilia, lo mangio qui. Ma non è originale. Magari trovi un giapponesino tutto carino che mi ha un sushi, no? Pietro, aria food a destra. Aria food, a me interessa quello. Aria food. Ragazzi, Adamino va ad abbracciare la gente. Dov'è? Non è che avreste una mappa? Una mappa cartacea all'F1. Io sono come Dora, non trovo niente, non mi perdo. Ci avete visti da lontano, ci avete visti. Mi stavamo stalkerando. Ah, sono sentito toccare la spallina, ho fatto che... Era con l'estremezza dei filmi. Woo! Le bimbe di sto... Ciao, Pietro, ti hanno arrestato? Ma dove li trovi, ne bisogni? Zitto! Non essere così duro con Pietro, però. Lo sto facendo. Sto comprando lo Scottex Magazine. Ragazzi, l'ho preso. Ho preso lo Scottex Magazine. Guardatevi, prego. Eccolo! Oh mio Dio! Dice Pietro che ha trovato un metodo alternativo ai ventagli. Sono sudato in posti che il mondo sconosce. Sarà un vlog molto sudato. Non vedete la somiglianza? Stesso la somiglianza fisico, che siete entrambi siete stati leccati da una vacca. No, io non ho fatto niente, quindi non incolparmi. Ma effettivamente una certa somiglianza con Pietro la vedo. Troppo mai un pacco più grosso. No! Mi ha chiesto di aiutare a colorare. A me piace colorare, io sono una bambina. Poi cos'è che ha detto? È velluto. È di tessuto sta roba, cioè non è carta. Sono circa 2 ore che siamo qui, siamo provati sia psicologicamente che fisicamente e si vede dalle nostre facce. Prima di andare via volevo prendere o una granita o tipo quegli snack, quelle bevandine giapponesi da portare a casa. Non potete capire veramente, ciao, che stiamo soffrendo. Che streamer, signori, attenzione, gli streamer. Non voglio più muovermi da qui, sinceramente. Mi suda il sederino. Mi suda ogni cosa, ogni parte farina del mio corpo sta sudando. Guardate che faccia sconfonte che abbiamo. Cat famosa, ragazzi. Grazie mille. Ah, cattino. Anch'io sono famoso. E c'è anche Adamino. Anch'io sono famoso. Ci sono, raga. Continuano le live intanto, cercano di capire come fare l'influencer. Invece a me non mi hanno mai chiesto così tante foto in vita mia. Il problema è che con questi capelli, con questi, proprio questi e questa faccia. No, non posso fare. Non c'è l'abbonamento. C'è l'abbonamento. Lo faccio dal sito, non mi interessa, lo faccio. È sfidato, ora lo faccio. Ci ha messo 30 minuti per loggare. 30 minuti per loggare. Per farmi l'abbonamento adesso. Grazie per l'abbonamento, ragazzi. Grazie per la sub. Lui si è avvicinato a me, tra l'altro c'è scritto Prianz. Si è avvicinato a me, mi ha abbracciato e mi fa: ma io non lo sapevo che tu eri qui. Non guardi le storie. La situazione è veramente greve. Un saluto dal signore che ci ha dato da bere. Ciao. No vabbè.
ad Ammino Puntatino. Mamma mia, raga, bellissimo. Comunque giusto il tempo che Isa mi fa. Comunque ti hanno chiesto solo due foto. È arrivata tutta la mia community. Io preferisco, come già ho detto precedentemente nelle mie storie, adesso mi cappotto. Aiuto. Preferisco incontrarvi, parlarvi, conoscervi, piuttosto che magari vedere che uno mi fissa da lontano. Perché così è un po' strano, ecco. Invece conoscervi è sempre bello. Progetto Eden, voglio andare assolutamente a vedere. Andiamo tutti a ballare. Balle, basta. Complimenti con questo suo aggeggino, guarda come fa le sue storielle. Siamo influencer. Siete influencer? Influencer di cosa esattamente? Di niente. Ma di moda. Di niente, ma di moda essere influenti. Bravi ragazzi, bravi. Prendete esempio da uno come lui. Bella Mino. Si era creato il pubblico per un momento, tutti a fare foto a noi. Che ballavamo senza uno scopo ben preciso, ma che bello così, è figo così, affrontare tutto un po' così a caso. Cosa c'hanno qua? Compro tutto io. Oddio, oddio. Guarda che io non è pesca. Comunque non potevo andarmene senza prima prendere roba giapponese da bere, cioè non posso. Ma siamo nel mio mondo. Ragazzi, benvenuti in un nuovo video, sono Favige. Oh, più o meno c'eri. Dillo quanto scorreggi però. Ah, qualcuno ha sganciato un pirito allucinante, cioè non si respirava più. Vabbè, grazie. Com'è andata come prima esperienza della prima fiera? Allora, molto figa. Ok. Molto claustrofobica. Ok. Molto calda. Ok. Molto famosa. Ok. Nel senso che c'è fame. Hai fatto la tua prima foto con te, credo. Ma vedi che a me le persone comunque mi fermano perché ci sei tu, giustamente, se no non mi fermerebbe. Salute! Hai tirato fuori anche l'animo! Ad me, vedo l'uscita. Manca poco. Aiuti. Sta entrando troppa gente che secondo me neanche c'entra, che non sa manco cos'è l'Etna Comics. Sì, troppa gente comunque sotto il sole, un casino. Quindi siamo praticamente distrutti, sudati, penso di averla ripetuta 40. Adesso andiamo a cercare qualcosa di fresco. E penso che ci faremo una grandissima, enorme doccia. Sì.